Ciao amici di Mary Garden! Benvenuti nella nostra cucina! Oggi, assieme all'aiuto di Jasmine, andiamo a fare una ricetta che ha avuto durante uno dei nostri eventi un grandissimo successo. Cioè parliamo di una sovraccoscia di tacchinella cotta nel forno olandese con un bel sughetto di cipolle. Yes! Che non andremo però a tagliare fini fini. No! Andremo belle grosse e le serviremo con... Le cuoceremo con delle spezie un pochettino ricercate, un pepe un po' particolare, e soprattutto ci faremo dare da mano per quanto riguarda il gusto e il sapore da una bella birra rossa. Yes. Che useremo sia in marinatura che poi anche un po' in cottura. E da bere? L'assaggiamo? Da bere, da bere delle altre di birra. Comunque. Dove cuociamo? Nel tacciume! Bene, cominciamo. Qua abbiamo la nostra sovraccoscia di tacchinella. L'andremo a disossare, quindi toglieremo l'osso in mezzo, il principale, ma soprattutto andremo a togliere la pelle, perché la pelle di tacchino risulta sempre molto grassa. Poi la pelle del pollo, la pelle del pollo in cottura magari prende anche un bel colore, quindi tacchino. La togliamo. Molto guantini, comincio. Bravo. Coltello. Prima la pelle. Yes. Se ci riesco. Sì. Fischino. Bisogna essere delicati, se no. Bene, vedi Jasmine, osso, tacchino, vedi il bello importante, tacchinella. La pelle? Pelle. Questa la diamo al rusco? Yes. Al pattume. Pattume, messa ai fini. Esatto. Questa è invece la nostra sovraccoscia di tacchinella, che noi andremo a far rosolare nel forno olandese. Ok. Ok? E poi con... i liquidi di cottura, della rosolatura della coscia, un po' di olio, andremo poi a mettere le cipolle, le faremo lievemente stufare. Ok. E una volta fatte stufare andremo a rimettere la tacchinella per completare la cottura. La cottura sarà di circa, andremo a mettere nel nostro kamado, il forno olandese, e la cottura sarà circa un'oretta e mezzo. Dentro questo, allora aspetta che prendo un po' di carta, un po' di scotta, sì, perché il tacchino è aiuto. Aiuto? Aiuto e disiuto. Prego. Ok, allora un pochino d'olio. Basta. Un pizzico di sale grosso. Sì. Bravo. Due pizzi. Due pizzi. Vedi il pepe? Sì. Un po' di pepe. Useremo del pepe Banasura, che è un pepe affumicato. È molto aromatico, ha questo sentore di legno di faggio e secondo me darà al tacchino il giusto livello di, come si dice, profumo. Profumo. E dove si trova? Dove lo trovi? Dove lo trovi? Dove lavori te? Davvero? Sì, dove lavori tu? Solo da Mail Garden! Ciaone! Si sente un tanto affumicato! Sì! Bellissimo! Qualche grano, non esageriamo! E dopo lo lascio! C'è di legno! Due! Uno, due, tre, quattro...
predisposto. 5, 6, no, sempre pari. Birra. Birra. Birra rossa. Pochino, no, tanto, non piace esagerare. Poi la birra sta anche bene bevuta. Ah. Ecco. Senza esagerare, mi raccomando. Gli amici che guardano il video sanno loro. Senza esagerare. Senza esagerare. Chiuso. Siamo alla prova del 9? No, no. Uguale, ti fido. Mi fido. Facciamo lo stesso. Bravo. Allora, questo qua lo mettiamo in frigo. Grazie, Jas. Prego. Ho richiamato Jasmine, mi hanno scordato un elemento fondamentale, l'aglio. Schiacciamo col coltello, facciamo prima, e sì, si schiaccia, fatto, butto dentro, così in camicia, e vai. Vai. Sì, chiudi, senti che buon odore. Buonissimo. Balsamico di aglio. Vado. Vai. Fede. Au. Adesso... cipolla. Ah, pensavo carote. Cipolla go go. Cipolla, cipolla, diamoci, yes, di cipolla. Adesso guarda. Dimmi, molto veloce. Change. Bella. Ah, se ti chiedo la cortesia. Sì, se certo. Mi puoi prendere qualche contenitore di stagnolo, dai. Vuoi che io, cioè, faccio qualcosa o guardo? No, guarda, faccio vedere. In quattro. Vediamo così? O così? Così e poi? No, così. Così? Mi piace di più. Sì. No, con il più largo. Sì. E basta. E poi facciamo anche così. Sì. Metti un po' d'ansia. Posso? Prego. Io vado a guardare il barbecue. Bravo, guarda, è caldo. No, lo guardo solo. Ah, perché mi piace. Ah, così. No, dai, vado a settare la temperatura del barbecue. Bravo. Grazie. Two hours later. Le cipolle sono state tagliate, Jasmine le ha tagliate come dovevo tagliarle, cioè molto grossolanamente, non siamo state a fare fettine troppo piccole perché poi nel forno olandese si rischia anche che vanno a finire niente. E adesso è passata circa un'oretta da quando abbiamo messo la nostra sovraccoscia di tacchinella in marinatura e mettiamo un po' d'olio sul fondo del forno olandese e cominciamo a farlo scaldare sul Big Green Egg e poi faremo rosolare la tacchinella, la toglieremo un pochettino intanto che metteremo dentro le cipolle assieme alla birra. Ok. Dopo 10 minuti e un quarto d'ora andremo a inserire la tacchinella nuovamente. E poi? Chiudiamo, il barbecue farà la magia, ma soprattutto il forno olandese. L'olio. Vado a prendere la tacchinella? No. Eh? No, intanto lo mettiamo... Ah, prima scaldi questo. Scaldiamo questo, okay. E poi mettiamo la tacchinella. Andiamo in giardino. Bene ragazzi, Big Green Egg acceso, siamo a 200 gradi, va benissimo, apri pure Jasmine, mettiamo il forno olandese. Allora ragazzi, pinze, tacchinella in marinatura, l'olio è pronto, apriamo, perfetto, facciamo questa operazione a cuore aperto. Allora ragazzi, la tacchinella è rosolato, gli abbiamo dato una prima rosolatura, adesso la spostiamo un attimo in un contenitore di stagnolo e lo copriamo perché non perda troppa temperatura e poi andiamo a metterle dentro le cipolle. Le facciamo passire 2-3 minuti, non di più, con la birra, mettiamo il rub dentro le cipolle e poi dopo rimettiamo la tacchinella e ci aggiungiamo il nostro pepe profumato macinato. Adesso è il momento delle cipolle.
mettiamo un po' di roba, utilizziamo lo Spog di JS. È un prodotto che solitamente si va a utilizzare sul brisket. A noi serve anche per dare un gusto un po' più deciso a tutto quanto. Aiuteremo anche il pepe. Abbiamo messo il rub, abbiamo messo la birra, adesso mettiamo il coperchio. Se ci riesco. Chiudiamo il nostro barbecue e regoliamo la temperatura sempre a 200 gradi. 2-3 minuti e poi rimettiamo dentro la tacchinella. Dopodiché il forno olandese e il Kamado faranno la loro magia. Mentre Fede è fuori che guarda il barbecue, io prendo un po' di pepe che lo pesto. Let's go. E adesso con le buone si ottiene tutto. Dov'è Jasmine? Arrivo. Bene, ma dov'è? Jasmine! Arrivo un attimo a pestare, dai. Brava! Visto? Bello! Pestato bene! Perfetto, allora intanto appoggialo e prendiamo la tacchinella che ce la mettiamo dentro. Ok, tacchinella. Mettiamo in pentola. Adesso mettiamo il pepe che abbiamo qua nel nostro mortaio. Chiudiamo col coperchio. Allora, Jasmine. Dimmi. L'oretta e mezzo. Ok. Pronto per pranzo. Allora, ragazzi, la nostra tacchinella è pronta. In realtà abbiamo fatto un po' prima. Sì. Diciamo che sono passati tre quarti d'ora e lei era pronta, la cipolla era passata, adesso la vedrete, la togliamo da Giove e poi dopo impiattiamo. Intanto la porzioniamo scaloppandola. Cotta bene, eh? Bravo, Federico. Questo? Bene, Jasmine, abbiamo porzionato la nostra tacchinella, una dose qua, l'altra dose la teniamo. No, in realtà se sono già bagnato l'altra dose. Comunque, va bene. Mangiava questa, spero, ma non credo. No, no. Infatti. Abbiamo le cipolle da una parte, il fondo della cottura l'abbiamo messo per dare ancora più succosità alla tacchinella, che comunque mi hanno assicurato già da prima essere morbida e succosa. Sì. Meno male, ma il forno olandese, ragazzi, è una garanzia, non c'è più da fare. Bene, Jasmine, non ci resta? Mi resta. Che assaggiare. Fatti il bis, dai. Allora, cipollina. Di carne. Buona? Calda? Giusta. Ah, per stavolta non mi sono sdrenata. No, proprio buona. Però un attimo che non ho capito bene questa cosa qua, che cioè quel retrogusto che Adesso capisco. Ho già capito. Spero che sia l'ora, perché se no. Vabbè, ascolta, grazie. Ragazzi, ciao, alla prossima. Ciao.